Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi siamo col microfono da show televisivo perché l'altro è scarico, ma si sta caricando, quindi a un certo punto mollo questo e prendo l'altro. Beh, innanzitutto benvenuti al corso di Applicazioni Web 1. Io sono Luigi De Russis e sono il docente titolare del corso. Con me seguirà questo corso Luca Mannella, l'altra persona indicata in grassetto in questa slide, che seguirà principalmente le ore di laboratorio. A me invece vi toccherà vedermi in classe per tutto il semestre. Come potete vedere, queste slide citano anche Web Application 1. Ma questo è il corso in italiano, quindi il corso in inglese inizia fra un'ora e mezza da qualche parte. E sono le stesse slide perché i due corsi sono perfettamente allineati. Cambia la lingua e il docente in aula. Per il resto condividiamo tutto il materiale, tutti gli esercizi, lo stesso tema d'esame e quant'altro. Tutti i laboratori e così via. Cerco di ricordarmi cosa vuol dire avere un'aula piena così, perché fra qualche settimana non lo sarà più, perché il corso è anche videoregistrato, come saprete, e metteremo le videoregistrazioni su YouTube e sul portale subito dopo ogni lezione. Quindi stamattina all'inizio del pomeriggio ci saranno le 3 ore di oggi. Avete superato indenne il periodo d'esami? L'avete superato, poi che sia indenne o non indenne. Bene, siete pronti a iniziare questo semestre? No. Ok, neanch'io, quindi siamo tutti nella stessa barca. Allora, qual è l'obiettivo di questo corso? L'obiettivo di questo corso, beh, come dice il nome, è quello di imparare a realizzare un'applicazione web, un'applicazione web moderna utilizzando tecnologie di questo secolo. E quindi diremo a un certo punto due parole sulle architetture web e quello che riguarda la progettazione e lo sviluppo di applicazioni web, ma la grossa parte del corso sarà dedicata a JavaScript come linguaggio di programmazione e a librerie e framework che servono a JavaScript per realizzare applicazioni web, client side e server side, e per la parte client side a un certo punto ci concentreremo su React. E quindi questo corso avrà un grosso focus su React, che è una libreria JavaScript per il front-end, e quindi questo corso si concentrerà soprattutto sul front-end. Vedremo qualcosina del back-end, ma non molto. Ricordo che qualcuno di voi ha fatto il corso di introduzione alle applicazioni web alle triennali. Quanti di voi hanno fatto quel corso? Ok, e siete tornati con me perché? Non si può dire, bravo. Dunque, per tutti gli altri, la differenza tra front-end e back-end è nota? Ed è? Visto che è più o meno nota. Sì. Quello che vede l'utente è il front-end, i dati che gestisco è il back-end. Chi è il soggetto di gestisco? Colui che possiede il dominio, però mi verrebbe da dirti che cos'è il dominio? E quindi andiamo avanti.
con questo gioco va abbastanza bene. Un'altra definizione, senza tirar fuori nuovi termini, che sennò dobbiamo andare avanti così. Il front-end è quello che vede l'utente, chiunque sia l'utente, quindi è quello che gira nel browser, essenzialmente, nelle tecnologie web. Il back-end è quello che non gira nel browser, ma sta su un server, che gestisce qualcuno, ovviamente, e fornisce l'applicazione web al front-end, al browser, così che la persona possa visualizzarla. Noi appunto ci concentreremo soprattutto sulla creazione del front-end, ma ci servirà un pochino di back-end, perché un'applicazione web è per definizione un'applicazione distribuita, quindi molteplici utenti possono usare la loro versione del front-end fornita dal back-end per fare le operazioni che l'applicazione mette a disposizione. Questo corso è un corso, siamo sempre nell'introduzione, fatemi fare un passo a lato, diciamo. Questo corso è un corso obbligatorio per la maggior parte di voi, in quanto obbligatorio per quasi tutti gli orientamenti di ingegneria informatica alla magistrale. E poi questa la riprendiamo verso fine del corso, perché tanto ve la dimenticherete, però può essere utile per scegliere che cosa andare a fare dopo questo corso, soprattutto l'anno prossimo. E questo corso, essendo obbligatorio per la maggior parte di ingegneria informatica, apre poi alcune possibilità e dà le basi per alcune cose che possono venire dopo. E come vi dicevo, questo corso in italiano e il suo equivalente in inglese, tenuto da professor Corno, sono perfettamente allineati. Ripeto, cambia la lingua e cambia il docente in aula e in laboratorio, ma per il resto sono lo stesso corso. E possono fornire le basi per alcuni corsi. Ora, guardando questa immagine, secondo voi qual è il seguito ovvio di questo corso, che è Web Application 1, Applicazione Web 1? Distributed System Programming, sì. Non Web Application 2, nonostante questo ottimo nome che hanno scelto, ma Distributed System Programming. Quindi, se uno vuole andare nel filone del web, dopo Applicazione Web 1, potrebbe scegliere o fare Distributed System Programming e poi Web Application 2. Ma da questo corso ci possono anche essere altri due che quindi si concentrano su architetture distribuiti, protocolli, più sul back-end, scalabilità, eccetera. Ma da questo corso si possono anche prendere altre due direzioni. Uno è il corso, questi indicati in blu, uno è il corso di Human Computer Interaction, che invece si focalizza di più sull'usabilità, sulla progettazione delle interfacce, su creare sistemi software che siano usabili e che le persone non vogliano tirare giù dalla finestra, e quindi non come molte cose che fa il Politecnico, e o il corso di Mobile Application Development, che invece si rivolge a insegnare come realizzare applicazioni mobile, quindi non necessariamente web. Quindi questi sono i possibili percorsi all'interno del Politecnico, all'interno della laurea magistrale, in cui dopo questo corso ci si può muovere. Ma dato che oggi è lezione 1 della settimana 1, questa magari la riprendiamo alla settimana 14, giusto per ricordarvi le opzioni possibili collegate a questo corso. Poi ci sono altre opzioni che non sono strettamente, che non costruiscono a partire da questo corso. Cosa impareremo nel corso? In questo corso useremo JavaScript per fare tutto quello che possiamo fare. Sarà l'unico linguaggio di programmazione che useremo. E quindi questa settimana la dedichiamo a JavaScript. La dedichiamo a JavaScript come linguaggio di programmazione, ignorando per una settimana e mezza, due, che il web esista, se non perché apriremo un browser e useremo qualche sito. Ma lavoreremo in JavaScript come linguaggio di programmazione, quindi invece di fare programmi in Python, C, C++, Java, qualunque cosa, li faremo in JavaScript.
Questo ci permetterà di costruire un fondamento per poi passare a React e al backend, che entrambi saranno in JavaScript. Quindi, dopo aver visto JavaScript come linguaggio, passeremo a dire due cose sull'ecosistema del browser, quindi HTML, CSS, DOM, eventi e quant'altro. E poi passeremo abbastanza in realtà velocemente a React, alle single page application e allo sviluppo di un server, di un backend con relativo database, il tutto in JavaScript. Se dico qualche termine che non avete idea di che cosa sia o avete una scarsa idea di cosa sia, fate un cenno. Per ora tutto ok? No? DOM? Sì? No? Che cos'è il DOM? Lo vedremo, però, visto che l'ho citato e nessuno reagisce. Nessuno? Chi ha fatto introduzione all'applicazione web, gli tolgo il voto, se non risponde. Sono documenti orientati al modello oggetti. Cos'è che avevi preso di introduzione all'applicazione web? Due? Mi sa che è troppo tardi per toglierla. Va bene, quanti invece... Una cosa che dovrete abituarvi in questo corso, soprattutto perché sono le 8:30 del mattino, è parlare. Perché nessuno di voi, me incluso, nessuno di noi, me incluso, vuole sentirmi parlare per 3 ore. E quindi ogni tanto farò parlare voi. Tipo, quanti di voi conoscono HTML? Ok, rifacciamo la domanda. Quanti di voi non hanno idea e mai usato HTML? Ok. CSS. Scusate, quanti non l'hanno mai usato o visto? Ok, un po' di più di HTML. E JavaScript, quanti non l'hanno mai usato o visto? O ne sanno poco comunque? Ok. Quindi per qualcuno sarà un grosso ripasso queste 2 settimane. Quindi questo è quello che faremo in questo semestre. Arriveremo alla fine del semestre realizzando un'applicazione web in React completa, con l'autenticazione e quant'altro, che parlerà con un server che farà delle operazioni su un database. E assumo che tutti sappiano fare delle query SQL in un database, sì? Query semplici. Un sì più convinto o un no più convinto? Ok. Quindi questo è più o meno il calendario, il piano del corso. Vedrete, inizieremo prima settimana con l'introduzione a JavaScript, oggi e giovedì. Settimana prossima faremo aspetti un po' più avanzati di JavaScript, come la programmazione asincrona. E anche l'interazione col database, perché sarà asincrona pure quella. Poi ci sposteremo sul web con il backend, un pochino su HTML, CSS e Bootstrap, come framework CSS che utilizzeremo, e poi praticamente inizieremo con React. Vedete, più di metà del corso sarà relativa a React come libreria per creare applicazioni web, inclusa la sua interazione col server. E l'organizzazione del corso la sapete? Oggi, il martedì, in quest'aula facciamo 3 ore di lezione barra esercizio,
E i laboratori saranno il giovedì, sempre alle 8:30 del mattino, per la gioia di tutti. E saranno due turni, uno dalle 8:30 alle 10, uno dalle 10 alle 11:30, e inizieranno la settimana prossima. Questa settimana faremo lezione il giovedì, invece che il laboratorio, lezione che poi salteremo all'ultima settimana del semestre. Quindi facciamo una lezione in più adesso per non farla, un po' perché ci serve darvi qualche strumento per fare il laboratorio giovedì, se no andate lì e guardate, in 5 minuti avete finito. E quindi questa lezione che faremo in più questo giovedì la salteremo l'ultimo martedì del semestre. Le lezioni sono qui, in presenza. In quest'aula che dovrebbe avere le prese ai tavoli, giusto? E se volete, siete incoraggiati a portare il vostro portatile, come molti di voi hanno già fatto, e soprattutto quando faremo esercizi e li faremo quindi insieme. Quindi io programmerò da qui e voi potrete seguire quello che farò da qui. E le lezioni saranno, come vi dicevo, videoregistrate e rese disponibili dopo ogni aula, video registrate non mandate in streaming. Quindi quello che succede viene videoregistrato, se la videoregistrazione viene, la carichiamo, se la videoregistrazione non viene, per qualunque motivo tecnico che può capitare, non c'è la videoregistrazione di quella lezione. Non è una garanzia, è una cosa in più. Io ovviamente ho due microfoni, uno per la videoregistrazione e uno per l'aula. Però possono esserci problemi nella videoregistrazione, quindi in quel caso non c'è la videoregistrazione, però noi sistematicamente registreremo. E un paio di volte durante il corso vi daremo alcune cose da leggere per conto vostro o guardare per conto vostro prima della lezione. Per esempio, le cose su HTML e CSS saranno una di queste cose. Vi daremo un po' di materiale selezionato da leggere e guardare. Per chi sa già HTML e CSS sarà un veloce ripasso, per qualcun altro sarà una lettura da fare approfonditamente che poi riprenderemo in classe e andremo avanti. E faccio l'esempio di HTML e CSS perché non sono cose particolarmente complicate da fare, mentre per gli aspetti ovviamente più complicati li tratteremo in aula. E i laboratori, come vi dicevo, inizieranno giovedì prossimo, quindi 14 marzo. L'aula del laboratorio, la R2, da quella parte, e sarà un'altra aula con le prese e i banchi. Il testo del laboratorio sarà online qualche giorno in anticipo, con degli esercizi da fare durante le ore di laboratorio, e poi pubblicheremo la soluzione circa una settimana dopo la fine del laboratorio. E nel laboratorio, soprattutto da un certo punto in poi, costruirete anche lì un'applicazione web parallela in un certo senso a quello che faremo in aula. Non sarà identico a quello che faremo in aula. Sarà una variante con alcune cose diverse, non necessariamente più difficili o più facili, ma diverse rispetto a quello, al progetto, agli esercizi che faremo in aula. E alcuni laboratori saranno di una settimana sola, altri laboratori invece dureranno più settimane. E quindi nel caso di laboratori che dureranno più settimane, la soluzione sarà pubblicata alla fine di queste settimane. E i due slot, come vi dicevo, sono il giovedì dalle 8:30 alle 10, l'aula è la stessa, l'altro slot è il giovedì dalle 10 alle 11:30 e la divisione negli slot è puramente alfabetica, quindi chi ha il cognome dalla A alla L è fortunato e si sveglia alle 8:30, anzi si sveglia prima delle 8:30, e chi ha il cognome dalla M alla Z può dormire un po' di più, perché il suo turno inizia alle 10. Ok? Domande fin qui?
E i laboratori non sono da consegnare, quindi li fate per esercitarvi e per prepararvi all'esame. Materiale. Il materiale, noi non useremo il portale della didattica per il materiale, come molti di voi avranno visto, ma abbiamo un sito pubblicamente accessibile al di fuori, che è raggiungibile da quell'indirizzo abbreviato, dove troverete il calendario del corso. Al momento ci sono le prime 2 settimane, ma a breve dovrò mettere tutto il calendario pianificato da qua alla fine del semestre, e con il link alle slide, il link al materiale, il link alle videoregistrazioni. Quindi da quella pagina accedete a tutto quello che vi può servire relativamente al corso. Le video lezioni, come vi dicevo, saranno caricate sul portale e in una playlist YouTube, che è questa scritta nelle slide, ma è anche sul sito. E tutti gli esempi, gli esercizi, le slide, eccetera, saranno in una organizzazione GitHub, che è questa Polito-Webapp 1, che è un'organizzazione in comune con l'altro corso di Web Application, proprio perché il materiale è lo stesso tra i due corsi. E noi avremo poi un repository che esiste già, che si chiama AW1Wix, che conterrà gli esercizi settimanali che faremo in aula, settimana per settimana. Però in quel repository, in questa organizzazione, c'è un repository, per esempio, materiale, in cui ci sono le slide e quant'altro, quindi potete o recuperare il materiale dal sito o anche scaricare il repository e tutte le volte tenerlo sincronizzato. Comunicazioni. Per le comunicazioni useremo Telegram, e un gruppo Telegram, quindi non useremo il portale della didattica per le news, e useremo Telegram sia per eventuali annunci del tipo domani non c'è lezione, o l'aula è diversa perché quest'aula si è allagata, non lo so, speriamo di no. E quindi ogni annuncio, informazione, lo schedule dell'esame, il calendario degli esami, eccetera, sarà nel gruppo Telegram. E nel gruppo Telegram c'è anche un topic, un'area per eventuali domande e risposte da parte vostra, le domande, e da parte nostra le risposte soprattutto. E nello stesso gruppo poi gestiremo anche le domande e risposte per ogni tema d'esame. Poi parleremo del tema d'esame, ma ogni tema d'esame sarà diverso dall'altro, quindi avremo un topic all'interno del gruppo per ogni tema d'esame, con domande specifiche per quel tema d'esame, in modo che chi non è interessato a quel tema d'esame può ignorare quella parte del gruppo Telegram. Se avete domande o feedback o volete comunicare qualcosa ai docenti, contattateli pure, quindi contattate me e Luca pure su Telegram. L'unica cosa che vi chiediamo è che le domande di interesse generale, quindi che non sono personali o private, sarebbe meglio metterle nel gruppo, in modo che altri che hanno la stessa domanda possano vedere la stessa risposta. E qui c'è scritto che la partecipazione al gruppo è obbligatoria, nel senso che se non siete nel gruppo rischiate di non avere accesso a alcune notizie, informazioni, eccetera, che poi sono necessarie, perché quelle notizie non saranno replicate da nessun'altra parte. E se invece avete bisogno sempre di contattare o me o Luca individualmente, e dovete scrivere tanto, un romanzo, allora potete anche mandare una mail, ovviamente, dove appunto, che è un'alternativa per, come scritto lì, comunicazioni più articolate, più lente, ma sempre private. Quindi qualcosa che non volete diffondere. Noi siamo relativamente veloci a rispondere sul gruppo Telegram, tra qualche minuto o qualche ora. Certo, se scrivete al sabato alle 11 di sera, magari no. Però negli altri momenti
in genere avete una risposta in tempi ragionevoli, e le mail c'è scritto come alternativa più lenta, perché invece le mail potrebbe anche arrivare una risposta dopo una settimana o due, dipende dal momento specifico. Quindi se è un qualcosa di cui volete una risposta in tempi non biblici, il gruppo Telegram o il contatto Telegram è da preferire. E questo enorme QR code è per accedere al gruppo nel caso non siate già nel gruppo. E in aggiunta abbiamo anche un'ora di ricevimento studenti, e per abbiamo intendo io in questo caso, che è il mercoledì dalle 4 alle 5 su appuntamento. Quindi mandare un messaggio almeno il giorno prima per dire posso, o dirmelo in aula, posso venire mercoledì prossimo alle 4, alle 4 e mezza, a un quarto alle 5, eccetera, per parlare di X. E questo X può essere qualunque cosa, e può essere domande relative al corso, può essere chiarimenti relativi al corso, ma anche a un certo punto che cosa fare dopo questo corso, anche voglio fare una tesi in azienda all'estero, quando è il momento giusto per muovermi, per cercarla, qualunque cosa, nei limiti del decente ovviamente. E ogni mercoledì dalla settimana prossima dalle 4 alle 5, se qualcuno è interessato lo dica solo prima, e cerchiamo di organizzarci. E se il mercoledì dalle 4 alle 5 non funzionasse per qualcuno, perché c'è un altro corso, perché il vostro calendario è abbastanza complicato per trovare un momento che funzioni per tutti, è anche possibile farlo su richiesta, in persona o da remoto, in un altro momento. Ok? Però queste ore di ricevimento studenti, le evidenzio qui, e mi spiace perché ha già seguito un corso con me, perché l'ha già sentito, e se ne seguirete un altro lo risentirete. E sono qui queste ore perché, se ci pensate, voi avete potenzialmente accesso a una serie di professionisti o comunque di persone con più esperienze in vari ambiti, che sono i docenti che avete, e sono lì, sono a 5 metri da voi o meno, molte volte, però spesso non ci parlate e non sfruttate, se volete, le competenze o le informazioni che queste persone hanno. Quindi queste ore di ricevimento studenti sono anche in quest'ottica. Se avete qualcosa da chiedere o da discutere o da protestare o sul corso, su di me o in generale, quello è un buon momento che potete sfruttare. Prima di parlare dell'esame, domande fin qui? Tutto chiaro? Sì? Ok, parliamo dell'esame. Il corso ha un'impostazione pratica e l'esame rispecchia la stessa impostazione del corso. Per cui l'esame è lo sviluppo di un progetto, essenzialmente, e la sua discussione orale. Lo sviluppo del progetto è un progetto individuale che parte da dei requisiti che noi docenti scriviamo e rendiamo disponibili a voi 20 giorni prima di ogni appello d'esame, da sottomettere entro le 23:59 del giorno prima della data ufficiale dell'esame. Quindi se l'esame è il 15 giugno, 20 giorni prima uscirà il testo del progetto per quell'appello, e quel progetto sarà poi da consegnare entro la mezzanotte, la fine della giornata del 14 giugno.
Questo è un progetto individuale usando le tecnologie del corso, quindi JavaScript, Express per la parte di backend, SQLite per il database e React per il frontend, ed è di nuovo individuale, che vuol dire non fatto insieme ad altri, e vale fino a 26 punti su 30, includendo quindi sia dei requisiti funzionali, cosa deve fare questa applicazione, sia non funzionali, per esempio deve usare React, ma questo è un requisito banale. Dopo la consegna del progetto, la correzione e valutazione, diciamo, del progetto stesso viene fatto in una discussione orale, anch'essa individuale, e in presenza, solo in presenza, che consiste in una correzione live, come vi dicevo, del progetto e una discussione del progetto stesso, codice più funzionalità, che avviene nel giorno dell'esame, nel giorno ufficiale dell'esame o nei giorni seguenti. Voi siete 200 e rotti iscritti, capite che se vi presentate tutti al primo appello è impossibile fare 200 orali in una giornata, e quindi andremo avanti nei giorni seguenti. E quanti giorni dipende da quanti siete iscritti all'appello. E ogni orale dura circa 20-25 minuti. E questo orale sono 4 punti. Sono 4 punti perché in parte è la correzione dei 26 di prima. Quindi durante l'orale noi correggiamo il progetto di prima insieme a voi e i 4 punti sono per eventuali domande. Rifaccio. I 4 punti sono per domande, non eventuali, che vi faremo sul progetto. Ora, 26 più 4 fa 30. E dato che qualcuno ha preso lodi in passato, quindi si può arrivare anche oltre il 30, nel corso abbiamo 2 punti extra che i docenti possono dare per quei progetti che hanno queste caratteristiche, per i progetti che hanno una alta qualità e per la ricchezza e la precisione delle risposte durante la discussione orale. Quindi un lavoro fatto particolarmente bene, un orale fatto particolarmente bene, se il progetto arriva a 30, una persona può arrivare alla lode. Se anche il progetto arrivasse a 28, sono comunque 2 punti extra che se il progetto al netto magari di quella svista o l'orale al netto di quella svista, può comunque aumentare il voto. Quindi sono 2 punti extra che possono essere usati in ogni caso comunque. E con una nota, qui in generale sull'esame, che fatemela dire in maniera meno diplomatica di quello che è scritto. Se è chiaro che il progetto che avete consegnato non l'avete fatto voi e non sapete che cosa sta facendo il progetto, anche se il progetto fosse perfetto, venite bocciati. Perché il progetto è individuale per dare un voto a voi, non per dare un voto a un amico, un collega, un qualcuno che avete pagato, o a ChatGPT, o a quello che è. Okay? Quindi se emerge che lo studente, come è scritto lì, non sa che cosa sta facendo il codice del progetto che ha consegnato, e per non sa vuol dire scena muta, o vuol dire chiedere che cosa fa questa funzione e risposta totalmente a caso, e poi altra domanda su un'altra funzione, altra risposta totalmente a caso, a quel punto si interrompe la correzione del progetto e si è bocciati. Capita raramente, ma purtroppo capita. E quindi questa è la cosa da tenere a mente. Quindi esame, progetto, 20 giorni da fare, individualmente, e sapere cosa si fa, orale, per dimostrare che il progetto l'avete fatto voi e sapete che cosa state facendo. Sapete cosa avete fatto, non è ho fatto cosa a caso finché non ha funzionato.
A breve ci saranno tutte queste regole d'esame con più dettaglio anche sulla pagina del corso nella sezione esami. E di nuovo queste regole d'esame sono condivise con Web Application 1. Sviluppo del progetto. Il progetto va realizzato con le tecnologie che vedremo nel corso, sempre secondo dei requisiti, che verranno sempre lasciati 20 giorni prima di ogni data d'esame, di nuovo individualmente, e saranno da consegnare utilizzando un tool che si chiama GitHub Classroom. E praticamente in questo tool ognuno di voi avrà un repository privato su GitHub e voi caricherete il codice lì e alla fine, quando vorrete consegnarlo, noi andremo a scaricarlo da questo repository che ognuno di voi avrà e che sarà creato automaticamente da questo sistema online. La valutazione da parte del docente, come vi dicevo prima, sarà scaricare il repository, lanciare tutto, secondo delle istruzioni che metteremo anche nel tema d'esame, così voi potete provarle. E quindi lanciando l'applicazione, provando che tutto funziona, quindi che rispetti i requisiti funzionali, e esaminando il codice del server e del client, facendo delle domande in caso di bisogno. Facendo delle domande, sempre. E se c'è qualcosa che non funziona, la domanda sarà più facile su qualcosa che non funziona, altrimenti comunque ci si inventerà una domanda. E i criteri del progetto, di valutazione del progetto, sono l'implementazione corretta e completa delle specifiche, sia di nuovo per i requisiti funzionali e quelli non funzionali, e appropriatezza delle scelte di progettazione e di implementazione che avete fatto, che sono anche verificate nell'orale, quindi perché avete fatto questa cosa in questo modo. Magari è un'ottima idea, magari una pessima idea, però è una scelta. E consistenza con gli standard, le buone pratiche che vedremo durante il corso, e anche ovviamente qualità e chiarezza del codice consegnato. Di nuovo, la discussione orale ha come obiettivo quello di assicurarsi che ognuno di voi abbia sviluppato l'applicazione web indipendentemente e individualmente, e anche quanto bene sapete spiegare il comportamento esatto del codice, nonché per discutere eventuali scelte tecniche o di progettazione dei componenti, per esempio React, che avete fatto durante la progettazione. E ogni domanda dell'orale sarà relativa a quello che avete fatto nel progetto o gli strumenti che avete usato nel progetto. Quindi non ci sarà una domanda, per esempio, su dimmi come funziona la modalità, come fa JavaScript a essere asincrono, che è una domanda teorica che vedremo, perché JavaScript è sincrono, però permette di funzionare in maniera sincrona, quindi c'è un perché, c'è un modo di farlo. Però questa è una domanda teorica, quindi non ci sarà all'esame, ma se per esempio userete la libreria X, potrebbe esserci una domanda su come avete usato quella libreria X, cosa fa questo all'interno della libreria X che avete usato. Domande fin qui? Tutto chiaro, anche regole d'esame, nessun dubbio. Ok, risorse. In queste slide ci sono un po' di risorse che in parte useremo, in parte abbiamo usato per creare il materiale e in parte potete utilizzare per conto vostro come supporto al bisogno. E sicuramente già da oggi o quantomeno da questa settimana la documentazione sulle tecnologie web di Mozilla, che è questo qui, la Mozilla Development Network, che fornisce non solo esempi ma anche la documentazione esatta di ogni
metodo che potete utilizzare nel web sia per quanto riguarda HTML, sia per quanto riguarda CSS, sia per quanto riguarda JavaScript. E a un certo punto, ovviamente, diventeremo amici con la documentazione di React e il suo modo di funzionare, quindi il sito di React da cui si può accedere a documentazione, tutorial e quant'altro. Esistono anche una serie di libri che in parte abbiamo per esempio usato nel creare il materiale, nessuno di questi è richiesto per il corso, però se volete, questi sono tre libri su JavaScript e su React, non nuovissimi, nel senso che il primo, questa è la guida definitiva JavaScript, è del 2011 e JavaScript è cambiato tantissimo dal 2011 ad oggi. La sesta edizione, la settima edizione di quello stesso libro, un po' più recente, è del 2020, però comunque sono passati altri 4 anni e di nuovo JavaScript è un po' cambiato rispetto a 4 anni fa. E allo stesso modo c'è questo libro su React, di cui alcune cose sono anche disponibili online, gratuitamente, però di nuovo anche questo è del 2020 e cose sono cambiate negli ultimi 4 anni anche nel mondo React. La caratteristica di quello che vedremo qui e del motivo per cui vi racconto anche queste risorse, soprattutto queste risorse, è che essendo tecnologie attuali e in uso, cambiano velocemente. Quindi, per farvi un esempio, l'anno scorso ci sarà una lezione sul routing in React che quest'anno dobbiamo rifare completamente rispetto all'anno scorso perché la libreria di routing è cambiata del tutto. E quindi semplicemente quello che l'anno scorso funzionava, quest'anno non funziona più tanto. Quindi è tecnologia che essendo in continua evoluzione cambia rapidamente. Quindi queste risorse sono anche utili per il proseguo, per il dopo il corso, se dovete utilizzare alcune di queste tecnologie per tenervi aggiornato su quello che cambia, su quello che c'è in più rispetto a quello che, per esempio, avremmo visto qui. Ci sono anche dei libri molto brevi online, gratuiti, basta solo registrarsi con una mail, che sono questi. Uno si chiama You Don't Know JavaScript Yet, è una serie di libri che va in dettaglio su JavaScript come linguaggio di programmazione ed va anche tanto in dettaglio rispetto a quello che serve qui, in questo corso. E questi da questa parte sono invece handbook, quindi libri molto più brevi e molto più orientati alla pratica di questo signore che si chiama Flavio Copes, che ha fatto una serie di questi handbook che possono essere utili. Questi sono quelli relativi agli argomenti del corso, ma ce ne sono anche altri, per esempio c'è un handbook su Python e su altri linguaggi di programmazione. Altri risorse online per di nuovo JavaScript, JavaScript in generale come linguaggio, eccetera. Quindi ci sono tantissime risorse online, queste sono quelle selezionate in un certo senso di buona qualità. Se sono libri, tenete presente che in 1 o 2 anni le cose cambiano, soprattutto in ambito React e quant'altro, e di programmazione web. E, se sono invece risorse online, assicuratevi che siano aggiornate agli ultimi anni, gli ultimi mesi. Come strumenti all'interno del corso, useremo principalmente tre cose. Uno è Node, che è l'interprete JavaScript per quando non lo si usa all'interno di un browser, quindi per programmare in JavaScript indipendentemente dal web, quello che useremo oggi questa settimana. E useremo la versione 20 punto qualcosa, che è la long term support, quindi quella più stabile. E Node si può scaricare dal sito di node.js.org.
A un certo punto, quando inizieremo React, useremo anche il React Developer Tool, che è un'estensione per browser, disponibile sia per Chrome che per Firefox, che vi permette di ispezionare il codice React all'interno del browser. E quindi questo è da scaricare e installare. Non ci servirà se non per ancora diverse settimane, però si può installare. Scegliete voi se preferite Chrome o Firefox. Uno dei due è sufficiente. E come ambiente di sviluppo per l'intero corso useremo solo Visual Studio Code. Quindi se non l'avete installato dal sito code.visualstudio.com si può scaricare e installare Visual Studio Code per qualunque sistema operativo voi usiate. Oggi e questa settimana ci serve Visual Studio Code, Node installato e un qualunque browser, Chrome o Firefox, aggiornato, diciamo, nell'ultimo anno. Se non siete sicuri, aggiornatelo. E questo chiude l'introduzione al corso. Domande? Sì. È possibile, nel senso che non succede niente se lo usi, e conta che però all'esame noi proveremo il codice o su Chrome o su Firefox. Quindi tu puoi sviluppare in Edge, però a un certo punto prova che tutto funzioni correttamente anche sugli altri due, per un motivo che ti spiego all'inizio della prossima lezione. Altre domande? È tutto chiaro, nessuna domande su regole d'esame, requisiti. Niente? Sì. Il backend del progetto dovrete svilupparlo voi. Noi vi facciamo vedere in aula durante il corso e nei laboratori come si fa, e quindi ovviamente potete partire da quello sviluppato in aula e nei laboratori come base per gli elementi comuni, per esempio il login, che non cambia da progetto a progetto in maniera significativa, però è tutto il progetto da sviluppare da zero, incluso il database. Sì. Sul DB si può lavorare liberamente, cioè? Sì. Puoi fare quello che ti pare sul DB. Basta che sia SQLite e che funzioni. E per l'autenticazione per l'hash vi faremo vedere come si fa, per esempio, e useremo tipo l'ultima settimana di corso, e useremo un sistema di generazione confronto hash già integrato in Node per farlo. Però sì, tutte quelle manipolazioni del database si possono, quindi query. Se volete creare degli indici, se volete creare delle regole, siete liberi di scegliere la strada che preferite sul database. Sì. Non useremo PHP, no. Faremo tutto in JavaScript. Altre domande? Ecco, tenete in mente che questo è un corso di programmazione web, quindi per esempio non andremo a rivedere i concetti di database perché non è un corso di database ed è un prerequisito. Non che le query che
avremo bisogno di fare saranno particolarmente complicate. Sarà qualche select, qualche insert, qualche delete, una join mentre si fa una select, questo tipo di query più o meno. Ok, l'altra cosa che vi dico, e poi facciamo 10 minuti di pausa, è che in alcuni momenti del corso andremo abbastanza veloce. Non in queste prime settimane, ma a un certo punto prima di iniziare React sì. E quindi faremo alcuni argomenti in magari 3 ore e quant'altro. Noi ovviamente non vi chiederemo niente di più di quello che faremo in aula, però in quei momenti sappiate che certe cose le faremo abbastanza velocemente, un po' perché magari non servono poi da un punto di vista pratico nel resto del corso, ma sono argomenti importanti, quindi è bene che li affrontiamo per capire come le cose funzionano. E quindi in certi momenti andremo un po' più veloce su questi aspetti. Di nuovo, non vi chiederemo niente di più di quello che abbiamo fatto, però in quei momenti, se a maggior ragione ci fosse qualcosa di poco chiaro, potete sempre chiedere o in aula o in laboratorio o su Telegram. Ok? Se non ci sono altre domande, facciamo 10 minuti di pausa e poi riprendiamo con JavaScript.